Dal 27 novembre al 6 gennaio torna Il Natale che non ti aspetti, l'evento diffuso che accende la provincia di Pesaro e Urbino con mercatini, presepi viventi, borghi illuminati, iniziative per bambini, spettacoli e tutta la magia del Natale. E non perderti il Natale digitale con i contest creativi e gli appuntamenti online. Info su ilnatalechenontiaspetti.it. Ci sono misure importanti che adottiamo in questa, diciamo, ultima parte dell'anno. Misure che derivano da economie dei servizi sociali del Comune di Fano e poi risorse importanti anche dell'ambito. Queste sono 470.000 euro, così suddivise. 220.000 euro vanno per una nuova riproposizione del bando sui buoni spesa a sostegno delle spese per generi alimentari, per i beni di prima necessità, per le famiglie in difficoltà che rientrano in base a dei criteri condivisi con i sindacati nell'ultima uscita del bando tra settembre e ottobre. Si aggiungono poi 165.000 euro di integrazione che il Comune di Fano dopo tanti anni mette a disposizione per il bando sugli affitti, la cui domanda scadeva il 15 ottobre, ci sono risorse della Regione che sono in procinto di essere quantificate, poi invece ci sono risorse dell'ambito, 66.000 euro per un bando che esce oggi, 19 novembre, e poi la domanda si può presentare fino al 15 dicembre, sugli interventi a favore delle famiglie. Legge 30, sono risorse che arrivano dalla Regione, sono per tutti i 9 comuni dell'ambito. Abbiamo approvato e condiviso con gli altri sindaci di destinarli in gran parte a interventi per famiglie con disagio economico e sociale, in particolare famiglie monoparentali, famiglie di separati, famiglie numerose con figli minori a carico e dove uno dei due genitori è venuto meno e è deceduto. Quindi in totale appunto 470.000 euro per interventi importanti che danno l'idea di un'amministrazione, ma soprattutto direi di una comunità solidale che vuole essere ed è sensibile nei confronti di coloro che hanno più difficoltà, delle famiglie con minori opportunità e cerca di provare a non lasciare nessuno indietro e quindi di dare una mano a coloro che davvero ne hanno bisogno. Sindaco Sevi, il Comune di Fano mostra una grande sensibilità nei confronti di chi si trova in una posizione di difficoltà allungando la mano, facendo sentire la propria presenza. Sì, ci tengo a sottolinearlo, questa è stata una scelta, quella di mettere risorse proprio ad aiuto della famiglia. Non è un caso perché noi mettiamo la persona e la famiglia al centro della nostra attività, perché sappiamo che è il perno e quando una famiglia non riesce ad andare avanti, una persona ha dei disagi, questo diventa un problema collettivo, un problema di disagio generale. Lo abbiamo fatto in altri contesti, ricordo già lo scorso anno quando tutti distribuivano risorse che arrivavano dal governo, noi avevamo già anticipato con risorse importanti per gli aiuti buoni alimentari, quindi che a questo punto sono raddoppiati. Quest'anno rifacciamo questa scelta scegliendo di non utilizzare solo le risorse che ci arrivano da altri, ma di mettere risorse proprio per l'aiuto alle spese, ai buoni pasto, quindi un aiuto concreto alle esigenze quotidiane, un aiuto per il disagio abitativo, che sappiamo questo è un problema sempre più presente, quindi una scelta forte e chiara che va verso le esigenze della persona. Dal 27 novembre al 6 gennaio torna Il Natale che non ti aspetti, l'evento diffuso che accende la provincia di Pesaro e Urbino con mercatini, presepi viventi, borghi illuminati, iniziative per bambini, spettacoli e tutta la magia del Natale. E non perderti il Natale digitale con i contest creativi e gli appuntamenti online. Info su ilnatalechenontiaspetti.it.